La questione amianto è un pochettino la cultura, riassume la cultura che abbiamo nel nostro paese, cioè dove l'economia detta le regole di ambiente e salute. Iniziamo invece a parlare che la prevenzione, la salvaguardia e la protezione deve essere un elemento cardine per ambiente e salute nel nostro paese. Dopo un paio di giorni il dottor Musso dell'Università di Genova parlava già di possibile presenza di amianto. Il sindacato USB ha fatto una fortissima denuncia dei vigili del fuoco dicendo che c'era la presenza di amianto. 3 giorni fa è stato rilevato la presenza di amianto. Allora io vorrei che i miei 600 colleghi, perché faccio anche i vigili del fuoco, che hanno ruotato intorno al cratere, inizino un percorso sanitario di prevenzione. E insieme a loro tutti i cittadini, perché non dimentichiamoci che i detriti hanno continuato a circolare senza nessun tipo di protezione di telo e tutt'oggi i detriti sono in un sito a cielo aperto. Siete stati ascoltati dal sindaco, che è la massima autorità sanitaria? Ma il sindaco, secondo me, dovrebbe iniziare un pochettino a parlare con i cittadini e la classe politica di cose serie, senza proclami. Lui dice che è lontano dalla politica, invece, secondo me, è molto vicino alla politica, cioè tante parole, pochi fatti.